Palla lunga sul secondo palo, non ci arriva nessuno. Albuquerque prova a rimetterla al centro di testa. Prova la girata Edoardo, ma si alza la bandierina del guardalinea. Tutto fermo, fuori gioco. Viola per D'Alessandro che tenta il velo, ma si ritrova il pallone tra i piedi. D'Alessandro può scendere velocemente, tenta per via centrale, prova il tiro a giro. La misura del tiro però è sballata e la palla va a finire all'esterno, verso l'area dell'Alilal. È ancora Puskas che trova uno spazio per Viola che prova l'apertura centrale, ma la misura è errata. Ciciletti prova a recuperare il pallone, ma non riesce a strapparlo. Riesce a strapparlo alla retroguardia dell'Alilal. Intanto il Benevento recupera il pallone con Viola. Tenta il taglio trovando Ceravolo. Ceravolo ancora nell'uno contro uno. Arriva al limite dell'area, prova la botta, ma è troppo alta. Ora Capri per Osama. Osama per Nicolas. Al-Bureik. Al-Bureik si trova di Chiara, prova a servire Nawaf, ma la palla finisce ancora sui piedi di Nicolas che scambia ancora con Nawaf. Nawaf chiuso da Cataldi. Nawaf ancora per vie centrali per Omar, che Lucioni chiude. Omar ancora con il pallone tra i piedi. Palla per Capri. Cambi verticalmente per Viola che non ha marcatura. Esterno di Viola sul secondo palo per Nawaf. Nawaf riesce a fermare il pallone all'altezza della bandierina e crossa a Belek. Esce. Battuta veloce, Ceravolo. Ceravolo prova la conclusione. Debole e parata dal Muayof Nicolas. Nicolas per Nawaf. Edoardo. Trova sulla sinistra per Alaofit. Palla centrale per Cabri. Cabri in una posizione, ma serve Nicolas. Nicolas che salta di netto da Alessandro. Scambia con Nawaf. Nawaf per Al-Buraik. Cross di Al-Buraik. Da solo Nicolas la spizza, ma sul secondo palo c'è il palo dell'Alilal. È l'entrata di Costa. Il palo dell'Alilal con Cabri. E il Benevento riesce ad uscire con D'Alessandro. D'Alessandro che serve subito Ceravolo. Ceravolo che aspetta un compagno per poter servire. Intanto arriva il fallo di Nawaf a bloccare questa azione dell'Alilal. Edoardo riesce a recuperare il pallone, a servire Nawaf, ma c'è l'entrata a bloccare l'azione dell'Alilal che comunque riesce a ripartire velocemente. Edoardo, pressato da Di Chiara, riesce a servire Nawaf. Awaf chiuso da tre giocatori del Benevento, comunque l'Alilal trova il pallone sui propri piedi, inizia a rubare il pallone e scambiare con Ciciletti. Ciciletti prova a servire, ma la palla è in mezzo tra Ceravolo e Puskas, non arriva nessuno dei due, anzi è l'Alilal che può ripartire con Nicolas per Omar. Edoardo, Nicolas, colpo di tacco, Nicolas però riesce a recuperare questo pallone di fisico e servire al Buraik. Buraik scambio con Edoardo, Nicolas. Omar per Edoardo, scrosso di Edoardo, non trova nessuno. Letizia. Letizia centralmente per Ceravolo che scambia velocemente con Puskas. Puskas per Ceravolo. Ceravolo prova la botta. Invece di servire D'Alessandro che era completamente libero a sinistra, prova la botta a palla alta. Ed in contemporanea arriva anche il fischio del direttore di gara che mette fine a questa prima frazione di gioco. Ricordiamo. E arriva il fischio del direttore di gara, si parte con il secondo tempo ed è l'Alilal a giocare questo primo pallone con Salem. Kadish, Benevento recupera subito il pallone con Gianfi, Lucioni trova pressato e cerca l'apertura trovando D'Alessandro cross al centro. Troppo alta, anzi la palla era perfetta, solo che le mani di Alabsi hanno tolto il pallone. La Serra però sbaglia il controllo e può ripartire il Benevento con D'Alessandro sull'out sinistro. D'Alessandro prende in velocità la retroguardia e mette al centro un altro pallone invitante. Ancora sul portiere Alabsi, trovando Coda, battuta lunga. Coda si gira. Pervenuti che deve sforzarsi per recuperare il pallone e servirlo ad Alessandro. Venuti va in sovrapposizione. D'Alessandro si accentra e crossa sul secondo palo, trovando Coda. Con l'ennesima rete, la grande azione del Benevento, palla sulla sinistra recuperata da Venuti, servito da Alessandro, palla centrale, buco centrale, Coda di piattone sotto misura, mette la palla in fondo al sacco. Il punteggio è cambiato al nono del secondo tempo, il marcatore sta diventando un'abitudine di questo precampionato, è Massimo Coda.
e riparte nuovamente l'Alilal, che deve provare adesso a recuperare con Kadish. Gianfiva in chiusura su Salem, Salem su Kadish, sbagliato il pallone di Kadish, Del Pinto riesce a recuperare, Viola subito in verticale per Ceravolo che però viene anticipato, torna indietro dal compagno Otaif. Abbastanza farraginosa la manovra della Lilale, che non riesce a trovare gli spazi, anzi il Benevento si chiude e poi recupera questo pallone, ma lo recupera solo per un attimo. Lilale sull'out destro, D'Alessandro prova a recuperare questo pallone, ci riesce, riparte velocemente per vie centrali. D'Alessandro porta il pallone, serve Coda sulla destra, Coda aspetta l'arrivo di Letizia, trova lo spazio e la mette centralmente per Ceravolo, che però viene chiuso. Ad Alessandro che chiude la traiettoria, ancora Darvish, si rinnova il duello Darvish con Venuti, prova il cross sul secondo palo, interviene Gianfi di testa, Kadish la mette lunga sul secondo palo ancora, ma e può ripartire l'Alilal nuovamente con Kadish, Darvish centrale. Ancora scambio e questa volta il passaggio all'interno, Gianfi, diagonale perfetta di Gianfi e ancora la conclusione da parte di Salem e la palla che viene deviata in calcio d'angolo, è la prima occasione degna di nota per l'Alilal. Intanto si prepara una nuova sostituzione per il Benevento, dovrebbe essere Piscitelli che prenderà il posto di Vid Belek. La battuta del calcio d'angolo va a Shaloub, la mette centralmente, c'è la deviazione di Matias, la sfera però finisce oltre la traversa. Arfish centralmente per Shaloub però riesce a recuperare il pallone, si trova sulla tre quarti e prova ad aprire il compagno Matias di piatto, la rimette al centro ma libera la difesa del Benevento, presumibilmente traiettoria di uscire da parte di Viola, blocchi al centro dell'area. La deviazione di testa da parte di Camporese, ma l'arbitro ferma tutto. Se Letizia alla battuta di questo fallo laterale, palla subito nel corridoio per Venuti, si era addormentata la difesa della Lilal, ma Darvish da sinistra scambia con un compagno e poi va a riprendersi il pallone, Jim City va in chiusura, Darvish subito cross centrale, scontro tra Piscitelli, volei ancora per Darvish vicino a Matias riceve la palla, torna, anzi Matias rallenta anche la manovra e prova a servire Darvish nel corridoio, c'è Jim City che tenta la chiusura, Darvish centralmente, palla indietro e deviazione con la palla che viene salvata da Piscitelli in due circostanze. Pallone, forse i giocatori dell'Alilal protestano, forse perché probabilmente è entrata sul tiro di Darvish. Piscitelli però è stato bravissimo in due circostanze con l'aiuto anche della difesa e intanto a fermare questo momento di pressione dell'Alilal arriva la bandierina dell'assistente che ferma Matias in posizione di fuorigioco. Letizia in verticale per Ceravolo che non è in fuorigioco, Ceravolo che però viene chiuso da Yasser, Ceravolo ancora in surplus per Coda. Coda apertura nello spazio per Gianfì che la mette fuori da posizione vantaggiosa, ma tutto inutile. Posizione di fuorigioco di Gianfì, Coda aveva trovato il calendario. Jim City sbaglia il lancio ma riesce a recuperare, solo che la palla viene riconsegnata nuovamente ad Otaif che prova la sfera, consegnare la sfera centralmente, cerca di far ripartire il Benevento ma è l'Alali che in questo momento sta premendo ed è nella tre quarti del Benevento, cercando di recuperare il punteggio. Scambio centrale, prova la botta col tiro che finisce fuori di poco da parte di Salem, guardato il pallone andare fuori dallo specchio della porta. Otaif centralmente, Coda lo lascia correre, Otaif ancora per vie centrali e ancora palla centralmente per l'Alilal che viene murata ma c'è la botta di Bonafini e la sfera che finisce oltre la traversa della porta difesa da Piscitelli. Del Pinto per Lucioni cerca Gianfì ma la misura del passaggio non è ottimale, può ripartire l'Alilal con Darvish per Matias, ancora fermato da Jim City, con l'aiuto di Del Pinto riparte il Benevento con Eramo che non controlla bene
E c'è ancora la limite dell'area con Otaif. Otaif cerca centralmente, ancora una palla centrale con Gianfi che riesce a chiudere. Gravillon ancora all'Aliale che gioca questo pallone nella parte centrale, palla sul secondo palo e va a chiuderla. Siamo oltre un minuto, oltre il 45esimo. In questo caso si alza ancora la bandierina per posizione di fuorigioco da parte di Coda, ma l'arbitro fa continuare ed è l'Alilal con Mukhtar. Mukhtar serve sulla corsa, Shaloub, palla centrale, arriva il pareggio dell'Alilal sotto misura con Bonatini, motore del gol. La terza volta che l'Alilal ha bucato sul lato destro, questa volta è arrivato il cross basso con la deviazione sotto misura da parte, anzi di, in questo caso era di Darwish sotto misura, il marcatore, e arriva anche in questo momento dopo 4 minuti di recupero, arriva il fischio finale da parte del signor Chiffi di Padova. Si chiude anche la terza amichevole per il Benevento contro la squadra araba dell'Alilal, la squadra di Ramon Diaz, punteggio finale 1-1, i gol che sono arrivati tutti nel secondo tempo al nono.